Buonasera a tutti e benvenuti alla prima semifinale della 46esima edizione del torneo contro il Corceda. Trasmettiamo dallo stadio Cuoriposo e Bozzi, da Marco Iori. Accanto a me c'è Giacomo Corsetti, giornalista del Tirreno per la telecronaca. Stasera si affrontano Madonnina e Lucertola. La Madonnina scende in campo con Apollone fra i pali, difesa composta da Tonacci, Menchini, Mazzone, Martini e Giannini, centrocampo con Tarabella, Bici e Paolicchi, in attacco i fratelli Tosi, Tosi Francesco e Tosi Federico, allenatore è Luigi Tosi. La Lucertola scende in campo con Barrettè fra i pali, difesa composta da Buselli Diego, Mattei, Discini, Manfredi e Infantolino, centrocampo con Giannini Simone, Giannini Federico, Pellegrini e Tonacci, davanti l'unica punta Bertuccelli. Gialloblu che attacca da sinistra a destra i nostri tre schermi, Lucertola in consueta maglia verde che attacca da destra a sinistra. È iniziata in questo momento la partita con la Madonnina che manovra la palla con Bici, che gira la palla verso Tarabella che prova a mettere dentro questo pallone. Il pallone impreciso da parte del numero 8, dove può intervenire Mattei che però perde palla. Ancora Francesco Tosi che può mettere dentro questa palla. Crossi in mezzo verso Federico Tosi, anticipato dall'intervento di Buselli. Grande intervento qui da parte del numero 8, che è pronto ad andare dalla bandierina. Parte il numero 7 direttamente verso la porta, dove c'è Bici che impatta di testa. Vantaggio della Madonnina con Marco Bici che mette la palla in rete, quindi dopo 18 minuti la Madonnina è in vantaggio grazie alla rete di Marco Bici. Quindi adesso per la Lucertola si fa dura. Sì, si fa dura Marco, però insomma siamo appena al 18esimo, c'è tutto il tempo per recuperare, però direi Marco, per quello che si è visto in questi primi 18 minuti, di vantaggio tutto sommato meritato. Sinistra. Sì, Bertuccelli che si era infortunato nella partita con il Leon d'Oro, diciamo che si vede che non è sicuramente al meglio, però sicuramente è un giocatore che fa paura. Vediamo adesso proprio la conclusione del numero 9 della Lucertola attraverso la porta di Apollone. Ricordiamo che per Tuccelli sono minimi, c'è un Federico Giannini a Madonnina, il numero 11, e un Federico Giannini a Lucertola, il numero 8. Poi Tosi che arriva al limite dell'area, prova questo tiro, Barrettè respinge, si alza però la bandierina dell'assistente del signor Massa per avvisare questo fuorigioco da parte di Francesco Tosi. Ripetiamo, fino a questo momento però la partita è molto corretta, però la posta in palio è anche molto alta. Abbiamo Barrettà che chiama la palla che supera Barrettai. Rete della Madonnina con Federico Tosi che batte Barrettai che era uscito in maniera, diciamo, clamorosa, perché non legge bene il balzo della palla e viene trafitto. Quindi 2-0 per la Madonnina, diciamo abbastanza regalato questo, con uscita sciagurata di Barrettai che permette a Federico Tosi di mettere la palla in rete. Quindi adesso si fa ancora più dura per la Lucertola. Ha creato fondamentalmente ancora niente e quindi la squadra... Vediamo, qui c'è stato il colpo di testa da parte di Tonacci, prima forse diciamo occasione per la Lucertola. Interviene col tacco Manfredi, poi Simone Giannini attaccato ancora da Paolicchi che cerca di tenere in gioco la palla, ce la fa ma riesce a servire Francesco Tosi attaccato da Mattei, alla meglio ancora il giocatore della Lucertola. Grande giocata qui di Mattei che guadagna anche fallo. E devo dire che i risultati si sono visti da subito e sono stati più che soddisfacenti. Cross qui di Paolicchi verso Federico Tosi, esce male Barrettai, parte Francesco Tosi, terza rete della Madonnina con Francesco Tosi che mette la propria firma sul tabellino dei marcatori, quindi 3-0 per la Madonnina dopo 33 minuti. Assolutamente Marco, non potevamo, siamo rimasti abbastanza sorpresi che nella prima mezz'ora la Madonnina riuscisse addirittura a fare tre reti a questa Lucertola che certo non si era mai resa. Vediamo che cambierà sicuramente l'assetto offensivo della squadra di Malfanti, è uscito un difensore, quindi poi sicuramente direttamente il numero 10 Tonacci mette dentro questa palla per Bertuccelli attaccato da Mazzone. Vediamo l'arbitro che ammonisce Bertuccelli per simulazione, sembrava avesse indicato in un primo momento il calcio di rigore, però vediamo che si è diretto il signor Massa verso Bertuccelli, ha estratto il cartellino giallo, quindi dopo Manfredi e Paolicchi finisce sul cartellino giallo, sul taccuino dell'arbitro anche. Che nel secondo tempo, e ormai manca veramente poco, deve fare qualcosa in più. Ci ha provato qui Giannini con questa conclusione, vediamo Bertuccelli anticipato da Polloni, l'arbitro indica il calcio d'angolo, ancora dubbia qui, situazione dubbie per la squadra rosso-verde, però signor Massa non ha concesso nessuna di due occasioni di rigore. Partito il cross qui di Giannini con Bertuccelli che mette dentro questa palla, quindi accorcia le distanze prima del riposo la Lucertola con Bertuccelli, sesta rete di Bertuccelli nel torneo contrario, quindi va a +2 sul
sul secondo in classificato della classifica marcatore, che diciamo Verticelli sempre più capocannoniere di questo torneo contrario. La palla verso Simone Giannini che prova ancora un cross in mezzo, dove Tonacci prova a intervenire, palla che rimane lì per Pellegrini che prova la conclusione alta dalle parti di Apolloni. Un segnale positivo per il secondo tempo, si è svegliata proprio alla fine la squadra di Malfanti e un buon presupposto per la ripresa. Annunciato al 43esimo minuto Bertuccelli, si riprende con gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione, destra per Mattei che prova a venire in avanti, cerca ancora lo Monaco che riesce a domesticare questo pallone e a saltare l'intervento di Menchini, poi palla che arriva a Bertuccelli ancora per lo Monaco che cerca questo tiro verso la porta, grandissima rete di lo Monaco dalla distanza, magia da parte di lo Monaco che entra subito in partita e accorcia ancora le distanze per la Lucerta. Adesso solo una rete che divide le due squadre, quindi rientra subito in partita la squadra di Malfanti. Ed è questa la situazione che cercava la Lucerta e che era necessaria la squadra di Mister Malfanti per regalarci una nuova partita. Adesso l'inerzia è tutta dalla parte della Lucerta. Prima accorciato Bertuccelli, poi la magia di lo Monaco che ha portato una rete di distanza, attenzione! Miracolo qui da parte di Apolloni con questo diciamo retropassaggio assassino da parte di Mazzoni. Sembra che non ce la faccia continuare il numero 4 Ramonini, è proprio Tonacci ad abbandonare il terreno di gioco, quindi esce il numero 4 Tonacci, entra con il numero 18 Bucci, non cambia niente perché sono in questo frangente e anche la Madonnina non deve farsi prendere dal panico. Federico Tosi lanciato davanti che salta Barletta e poi c'è stato questo fallo qui da parte di Vicini. Vediamo il direttore di gara che ammonisce l'estremo difensore della Luce al 61esimo minuto. Vediamo Francesco Tosi che è pronto alla battuta, parte il numero 9 direttamente verso la porta, palla che simile alla destra di Barletta che era rimasto. Quindi soltanto è un giocatore che saprà cosa dire. C'è stato qui un attimo di esitazione da parte della difesa Lucerta con Vicini che aveva perso il controllo della palla. Palla in avanti qui per lo Monaco che può andare verso la porta, ancora lo Monaco è solo davanti al portiere, grandissimo intervento difensivo qui da parte di Martini, poi ancora lo Monaco che ci prova, riesce a intervenire sul pallone Francesco Tosi che prova, lo Monaco che è andato a segno, si gioca anche il jolly di Paolo Gaspa, ad uscire sarà il numero 8 Giannini. Lucerta stanno arrivando in molti, quindi vediamo lo Monaco che mette dentro questa palla verso il colpo di testa di Tonacci, pareggio della Lucertola con Tonacci, il numero 10 della Lucertola dà il pareggio alla squadra rosso-verde che adesso ha recuperato tutte e tre le reti di svantaggio, quindi adesso tutto da rifare per la Madonnina. Grande prova della squadra di Malfanti che sotto le tre reti è riuscita a recuperare. Non ha mai mollato, non ha mai pensato di farlo la Lucertola, che incredibilmente ha recuperato una partita che sembrava semplicemente chiusa, ma non soltanto per il risultato, anche per il linguaggio del corpo che i giocatori della Lucertola avevano dopo il gol del 3-0 della Madonnina. Veramente una reazione d'orgoglio della squadra di Mister Malfanti, che adesso ha tutta l'inerzia dalla sua parte e può davvero pensare di fare l'incredibile rimonta e andare a vincere la partita prima di 90 minuti. Vediamo Paolicchi che prova a portare in avanti la squadra giallo-blu, ancora Paolicchi che prova direttamente la battuta a rete, Barlettai con questo intervento riesce a salvarsi, ancora Paolicchi sulla tre quarti attaccato da Giannini, tutto regolare secondo il direttore di gara, arriva ancora il numero 11 della Madonnina Federico Giannini che allarga per Francesco Tosi che può mettere dentro questa palla verso Federico Tosi, intervento ancora qui di Mattei che riesce a mettere in calcio d'angolo. Grande partita, grande secondo tempo stiamo vedendo, Giacomo. Senza badare al sodo, ha messo la palla in fallo laterale, vediamo. Tiro di Bertuccelli, scusa Giacomo, che prova l'impensione di Apollone, palla di poco fuori. Credo che soprattutto la Lucertola, più che altro perché c'ha l'inerzia dalla sua parte, cercherà di scongiurare questa cosa. Grande giocata qui di lo Monaco che può andare verso la linea di fondo, ancora lo Monaco che cerca direttamente la porta, di pugno si salva Apolloni che riesce a mettere i problemi e adesso vedremo se... Grande giocata di lo Monaco per Bertuccelli, ancora Bertuccelli che è dentro la palla dietro per lo Monaco che può battere la rete. Simona qui Pucci che prende la palla di... Reti di Pici, Tosi Francesco e Tosi Federico. Ha pareggiato l'incontro la Lucertola grazie a Bertuccelli, lo Monaco e Tonacci, ancora Madonnina che prova a farsi pericoloso in avanti, vediamo che l'arbitro
assegna un calcio di rigore per la Madonnina. Vediamo che l'arbitro indica il dischetto del rigore, decisione che è abbastanza dubbia da parte del direttore di gara, che assegna questo calcio di rigore per fallo di Mattei su Francesco Tosi. Vediamo tutti i giocatori della Lucertola che vanno verso l'arbitro, perché questa decisione sembra abbastanza dubbia. Vediamo che è già pronto Federico Tosi sul dischetto del rigore. Vediamo che all'89esimo minuto il signor Massa Di Lucca assegna un calcio di rigore molto prezioso, diciamo, per la squadra della Madonnina. Per partire Federico Tosi, parte il numero 10 della Madonnina, rete della Madonnina con Federico Tosi che porta in vantaggio la Madonnina quando siamo allo scoccare del 90esimo minuto. Quindi adesso la Lucertola nei minuti di recupero deve recuperare la rete di svantaggio. Decisione qui abbastanza dubbia da parte del indietro per Manfredi, che può imbastire l'ultima azione offensiva per la Lucertola. Arriva in questo momento il fischio finale del direttore di gara. Madonnina è la prima finalista della 46esima edizione del torneo delle contrade, batte per 4-3 la Lucertola. Doppietta di Federico Tosi, poi Francesco Tosi e Bici. Lucertola aveva pareggiato con Bertuccelli, Romano Gettonacci. Un saluto da Marco Ioli, ringrazio Giacomo Corsetti, giornalista del Tirreno. Festeggiamenti qui della Madonnina, che è la prima finalista del torneo delle contrade. Siamo con Federico Tosi, migliore in campo della semifinale fra Madonnina e Lucertola. Federico, dopo l'inizio con la prima partita, la netta sconfitta per 7-0, sembrava quasi improbabile, però vi siete rimessi in campo, mister Tosi vi ha messo dentro e siete arrivati a questa finale. Sì, ora migliore in campo mi sembra eccessivo. In campo ci si va in 11 e come squadra, come hai detto te all'inizio, sicuramente abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare e diciamo che ci riteniamo fortunati e ci è servito tantissimo direzione per affrontare le restanti partite con la massima umiltà. E poi non è ancora finita, perché poi alla fine si arriva in finale, ma le finali vanno vinte e noi ce la metteremo tutta mettendo sempre in campo il massimo impegno e la massima umiltà che ci contraddistingue da sempre, ecco, perché negli ultimi 15 anni non so se siamo quelli che ha fatto più semifinali di tutti, quindi un po' di merito ce l'abbiamo. Finale adesso che sarà contro o Leondoro o Ranocchio, due che sono sulla carta le squadre più attrezzate, però diciamo che alla finale una partita secca può succedere di tutto. Può succedere di tutto e è normale che si parte da sfavoriti, perché poi noi siamo un gruppo sano, unito e tutto quanto, ma siamo sempre i soliti, mentre loro insomma vengono già da delle esperienze di vincita con dei giovani importanti e sicuramente saranno anche più attrezzate di noi. Però ti ripeto, noi se si gioca con la massima umiltà penso ce la possiamo lottare. Grazie mille. Siamo con l'allenatore della Madonnina Luigi Tosi. Dopo la prima partita nessuno lo sperava, però vi siete rimessi in campo, vi siete compattati, adesso c'è l'ultimo atto. Forse è stata la partita più difficile di quelle che si sono incontrate. Bisogna dire che primo tempo siamo andati bene, poi si hanno messo in difficoltà, però in fondo quello che conta è il risultato. Quello che hanno vinto è questi ragazzi qui. Io ci faccio nulla, sono tutto loro, loro e te lo sai. Come sono, ci davano per spacciati, però penso che la Madonnina, con ragazzi che ci sono dentro ancora, qualcuno è portato te, può sempre dire la sua in questo torneo. Ora la finale sarà o contro Leondoro o contro Ranocchio, sulla carta sono le due squadre più attrezzate, però diciamo che la finale è una partita secca, quindi può succedere di tutto. Tanto stasera era una, ora si pensa alla finale. La finale chi ci toccherà si guarda domani sera. Pensiamo di fare la nostra partita e poi quello che viene, viene. Tanto l'importante era arrivare lì, dopo 2014-2015 che ci hanno un po' scippato, come si dice. Ora siamo arrivati un'altra volta a fare la finale. Bocca al lupo e grazie. Grazie a te, Matteo.